Uno degli episodi più rilevanti emerso nel corso dell'attività investigativa riguardava un tentativo di estorsione posto in essere nei confronti di un ex collaboratore del noto imprenditore torinese, il quale aveva con un'azione legale richiesto il pagamento di circa 20.000 euro di provvigioni derivanti dal suo rapporto di lavoro. Il noto imprenditore torinese, avvalendosi della collaborazione di noti pregiudicati torinesi, tra cui un appartenente all''ndrangheta a piemontese, ha posto in essere un vero e proprio agguato, sequestrando la vittima, percuotendola in maniera molto violenta, arrivando addirittura a un tentativo di strangolamento, al fine di appunto fargli ritirare la denuncia. La vittima, con grande coraggio, è riuscita a rivolgersi alle forze dell'ordine, e questo rappresenta sicuramente un elemento determinante perché ci ha permesso di instaurare appunto quel rapporto di forte fiducia attraverso il quale siamo riusciti poi ad acquisire degli importantissimi elementi probatori nei confronti appunto di tutti i pregiudicati.